Come comincio io sta storia adesso? Allora, benvenuti in un videogioco chiamato Tokiden 2, la Free Alliance Edition, come la volete chiamare. Questo è un gioco molto, molto, molto. È uno di quei videogiochi che è uguale a Monster Hunter di concept, però ha, diciamo, è uno dei, secondo me, migliori, diciamo, copie di Monster Hunter, ma alla fine non è una copia perché di per sé hanno diversificato molte cose. Avrei voluto intanto portarlo sul canale il 2 completo, purtroppo però non costa troppo. Sta mai in sconto, raga. Mai. E non capisco perché. Non cap neanche nei momenti in cui fanno gli sconti quelli di tutto Giappone, dove ci stanno la maggior parte di JRPG e cose così che io compro di solito. Neanche là. Sto mettendo da parte i soldi per probabilmente comprarlo alla fine dell'anno, però il problema è che o compro quello o non compro niente di nuovo, tipo Marvel's Avengers, quindi yep. Dunque, allora, com'è Tokiden 2 rispetto a Monster Hunter? Un pelo più story driven, puoi utilizzare gli NPC per portarli insieme a te USA. durante la battaglia e puoi fare. Allora, non ha tutto, la versione gratuita non ha tutto, da quello che ho letto. Se ho capito bene quello che c'è scritto nella descrizione, ha solo fino a metà del primo capitolo. Non ho ben capito niente, quindi cioè un video ve lo porterò volentieri. Ho fatto le prime ore, la prima ora, tipo, mi sono bastute per ricordarmi tutto. Tutte le armi, così, mi sono fatto un'ora di dialoghi praticamente. E vabbè, la missione semplicemente. Non abbiamo missioni principali e non ci sono mostri pesanti adesso. Anche perché se ci stanno veramente solo fino a tot, non avremo praticamente molti mostri. Allora, queste sono tutte le varie armi che abbiamo. Che il gioco cambia in base al giocatore in due maniere: primo dall'arma che hai, secondo lo stile di combattimento che hai. Ma questo ci devo passare dopo. Allora. Devo farmi un'arma, è vero? A me la mia preferita è so. Allora, le armi ci abbiamo: la spada, che serve la katana, e i coltelli, lancia, guantoni, kusarigama, arco, direi mazza, però in realtà sarebbe un kanabo, non me lo ricordo. Come si chiama l'arma giapponese? Aspetta, io posso farvela vedere in qualche maniera, vero? Eccola qua. Quella da orco praticamente. La naginata, il fucile. E queste sono le due nuove armi che hanno aggiunto nel 2. Ovvero spada e scudo, non saprei come definirla. E la catena. Sarebbe in realtà si chiama. La catena. Come posso definirla? La frusta a catena, ecco. Che è un'arma praticamente simil ninja. Che è da dove. Che una di quelle armi che dicevo. Dobbiamo craftarci qualcosa, mi dice la missione. Però non so che andarci come primo video. Vorrei andarci con la spada come primo video, però non mi va. Voglio usare qualcosa che mi piace a me. Fammi di guantoni, va. Anche se non mi piacciono di tanto. I guantoni danno un attimo di soddisfazione. Poi tra l'altro, rispetto a Monster Hunter non ci sono le skill delle armi. Se le armi hanno solo gli elementi, le skill le prendi la seconda cosa che cambia il tuo. Sì, c'è una bella storia, cioè per me no, per me è una bella storia. Il gioco è in inglese purtroppo, ma sinceramente non me ne frega un cazzo. Perché mi sono stufato di. Il gioco non è italiano, non lo giochiamo. No, mi sono rotto le scatole, quindi. A me non me ne frega niente, se lo capite bene sono capitamen, perché mi sono stufato. Il gioco è in inglese, però, per me, per quanto ci abbia all'interno del gioco. Quanta ci abbia importanza l'inglese all'interno di questo gioco, proprio. No, vabbè, non mi sono fatto l'arma. Questi sono tutti i vari personaggi che hanno. Che sono all'interno. Mi stanno spiegando alcune cose basilari, semplicemente mi stanno dicendo dove sta tutta la roba. Ah, sì. La storia è abbastanza buona. Preferirei portare il 2 dal primo. Perché primo non ha alcune armi. E secondo, il primo. Non è così bello come il secondo. Il secondo mi piace di più la storia. Come vedete possiamo portarci appresso
dei personaggi aggiuntivi. E adesso vi spiego un attimo le altre cose dei stili di combattimento. Allora, noi abbiamo i Mitama, che sono degli spiriti eroici. Vabbè, in teoria del Giappone. Però possono, alcuni ci sono anche alcuni dei. Si stanno spiegando delle cose, non mi interessa, già lo so. Che sono, Oh, possono essere zitto, zitto. anche alcune cose esterni, no, esterni, come si dice? Al di fuori del Giappone, ecco, ad esempio. Un esempio è Minamoto no Shitsune, un grande eroe del Giappone feudale. Poi ce ne stanno una marea di altri, tipo il Giappone feudale, ce ne sta Nobunaga, ce ne stava Maeda Toshi, e ce ne stanno quasi tutti quelli che abbiamo incontrato su Nioh 2. E i Mitama sono questi spiriti che danno queste skill, diciamo. Ogni Mitama ha una. Appartiene a una delle categorie. Ce ne sono. Dovrebbero essere 7 o 8, una cosa del genere. Attacco, difesa, velocità, cura, supporto, spirito, congiurazione, cioè ad esempio tipo la magia, costruzione, spazio, fortuna. Dipende da delle cose. Basta che poi per leggere basta vedere i dettagli. Minamoto è di tipo attacco, quindi mi darà, come dice, mi darà attacco, e durante il rito di purificazione, che è praticamente il nostro stile di carve che sta all'interno del gioco, senza dover carvare il mostro in quella maniera, ci recupererà la stamina più velocemente. Poi vabbè, le skill sono. Sì, le skill. Allora, le skill queste qua, che sono quelle attive che noi attiviamo tenendo premuto R1 e premendo uno dei pulsanti, che fa vedere, sono uguali per tutti, o meglio, in base alla tipologia di spirito. Per esempio, una difensiva, quello difensivo ci avrà un'altra cosa, quello d'attacco ci avrà quello di velocità, per esempio. Quello d'attacco ci avrà sempre Might, Leech e Carnage, che sono Might potenzia l'attacco, Leech permette di recuperare salute con gli attacchi, e Carnage praticamente fa sì che tutti i tuoi attacchi per un breve periodo fanno colpi critici. Andiamo a parlare un po' di persone. Ah sì, ci sono anche un sacco di robe da fare. Vabbè, la cosa del 2 è anche questa. Potete uscire dal villaggio, dalla zona principale, e sì, io so cosa sono i crest. E in poche parole è abbastanza semplice. Allora, i mostri di per sé sono Yoni. Siamo nel Giappone, sono Yoni, cioè i demoni, quelli cattivi. Yoni, dire Yoni per tutti i demoni è un po' complicato. A me piace tantissimo la tua catena. Mamma che figa. Me la posso fare solo pro endgame. Pro fine del gioco, però. Non la vedrò mai qua. Su PlayStation Vita ce l'ho, quindi non ho un problema. Ho sia il primo che il secondo. Cosa buona dei guantoni? Anche se non mi piacciono di tanto. Che posso fare questo? Ora, 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 ora. Considerate che più colpisco, in teoria sarebbe più veloce, perché più colpisco e più veloce attacca. Ora io spero che. Non mi ricordo quanto ci voglia per far vedere. Per far tirare fuori un mostro pesante. E con chi devo parlare? Ah, ok. Però probabilmente adesso ci dovrebbe stare un po' di storia e poi ci dovrebbe stare. Ma rieccolo. Sto pavone. Sì. Oi, fatela finita. Diciamo che è un po' complicata la cosa, la storia dentro il villaggio. C'è sto villaggio che praticamente è dentro all'interno di questa cosa. E praticamente ci sta. È diviso in due fazioni: le guardie e i samurai. Le guardie sono quelli che erano già all'interno del villaggio. I samurai sono dei sopravvissuti di alcuni villaggi che. Altre guardie di altre cose adesso si chiamano samurai e sono venuti all'interno del villaggio. Insomma, si odiano a morte. Solita storia. Esterno contro il. No, esterno. Sarebbe. Straniero contro. Straniero contro uno straniero. E ancora non l'ho fatto vedere.
Non vi ho fatto vedere la parte più divertente. Sta zitto. E ancora non avete visto la parte migliore, che ci sta solo le due. Non ce l'ho, ma una skill. Mi ha dato la terza cosa, che sarebbe l'attacco. Una cosa, ma mu ve la spiego dopo. Sì, c'ho 3 mitama perché le trovi 3. Però non so sempre se voglio. Oddio, come si attiva però qua sta roba? Sì, ma non mi bloccare. No. Sono buono che c'è te da sport. C'è molto PvE, in effetti. C'è molto. Cioè, nel senso PvE, che cosa sto dicendo? C'è molto single player. Puoi anche giocare tranquillamente senza giocare altri giocatori. E poi posso fare questo. Whee! E muovermi più in fretta nella mappa. E poi loro attaccano tranquilli. Questo è il nostro mania di carvare. Ah, tu sei quella là. Tu sei. Mi ricordo come si chiama questa. No. Sì, stiamo andando praticamente in una zona che si chiama l'altro mondo, che sarebbe letteralmente l'altro mondo. Sì. Volevo parlare di questa signorina, ma ci parlo troppo a quanto pare. Ah, sì, c'è anche questa cosa mentre si esplora, che se tu... c'è il rischio che tu crepi, perché se raggiungi il massimo... Ah, sì. Lo posso fare anch'io. Questa è una cosa esclusiva del 2, non c'è nel primo. Questo volevo fare direttamente il 2. Se mai lo potessi portare. Sì, se la barra che sta vicino alla minimappa diventa totalmente viola o rossa, quindi si riempie. Ora, 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 ora. Oh, dai, non crepare subito. La voce del personaggio è una merda, è mia, però vabbè, l'ho creato a cazzo. Non avevo paziente di crearlo. Ora, 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 ora. Questo volevo, voglio i guantoni su Monster Hunter, come quella catena, uguale. Però la mia arma preferita sono la ghinata e i pugnali, in teoria. La storia è un po' complicata da riassumere in poche parole. No, non ve la dico. Ora, 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 ora. Ancora vivo. Giusto in tempo. Faccio vedere un bello in grande. Sapete la cosa più bella di questo gioco? Potete vedere la vita del mostro.
Azzo. Porca troia, che dolore, madonna. No, mi sa che... Oddio, il raggio di questi me, di queste cose. Ouch. E so che non sto parlando. Dovresti descrivervi la battaglia, ma c'ho. Non c'ho. Sa neanche come farlo, questa cosa. Allora, poi carole, una battaglia contro un uni di questi grandi, di tutti questi grandi e medi, funziona con rompergli le parti per far sì che lui tiri fuori il suo spirito, come lo possiamo definirlo. Che sarebbe la parte con un'energia viola accanto. Cioè la parte tipo sembra la gamba fantasma, una cosa del genere. Una parte fantasma. Rispetto a quelli piccoli, per ottenere i materiali di quelli grandi bisogna spaccargli la parte e poi rimanere tenendo premuto R1 fermo per ottenerle. Fermate. Questa era la mia abilità per spaccargli la roba. Tutte le armi hanno una barra, due barre in realtà, però una sola adesso. Una è quella che abbiamo vicino al simbolo dell'arma, come per esempio a me ci stanno i guantoni. Anche i personaggi hanno Mitama e le tecniche queste qua che ci abbiamo, che stavo causato prima, che è quella per la Destroyer Move, come la possiamo chiamare. Che eliminerà se colpisce l'avversario in una parte, la eliminerà istantaneamente. Cioè gliela speccherà istantaneamente, non gliela eliminerà. Ci sono maniere per purificare automaticamente, ma quello sì, bisogna usare una determinata tipo di Mitama. Che è quella che mi piace a me. Quindi. Ouch! Mortacci, stracci, che dolore. Spaccategli le corna! Un materiale raro! Corna, lame, quello che so. Ah, un corno è andato. Ouch. Porca miseria. Devo pure entrare dentro. Acchia. Cosa buona è che quando tu muori all'interno di una cosa, gli NPC ti possono risuscitare. O ti possono risuscitare a prescindere dai giocatori. Però funziona come alcuni giochi dove tu devi consumare, sprechi una tot di vita tuo per guarire gli altri. Se vedete i numeri vicino alle skill che ho sotto, triangolo, quelle cose lì, quelli sono le volte in cui le posso utilizzare. Man mano che le utilizzo si consumano, ovviamente, come ogni cosa. C'è poi una maniera per recuperarle, anche magari in battaglia, però siamo riusciti ad ammazzarlo. Un Wind Shredder, che credo in giapponese è... Abbiamo anche ottenuto una nuova Mitama, perfetto. Però abbiamo sbagliato totalmente strada, lo sappiamo, lo sapete, sì. Noi dobbiamo andare a fare la cosa senza cure. Ma
Penso stia parlando di... che gli sto dando una mano a proteggere il villaggio in tutte le maniere che posso. È vero, c'è notte Optriz. Cazzarola. She's alive. È vero, c'è una Stroptriz. Come cacchio si chiama quel pollo? Did something move? Mi presento un polletta. Un pochino troppo cresciuto e un pochino troppo calamaro per i miei gusti. Ah no, questo è un Brute Claw. Sbagliato, scusate. Il polletta nel 2, è nel primo. Appare anche qui, però non... Sì, lo so che questi mostri sono un po' brutti alcuni, però... Sono uni. Questa è una maniera per recuperare i punti. Il problema è che ce ne stanno uno solo a... Non te muove, eh. Non te muove, t'ho detto, per la miseria. Infatti gli sta dicendo, bisogna rompere le parti prima di... per fargli uscire il suo spirito, quindi per fargli danno. La barra, c'è una seconda barra che probabilmente non l'ho fatto vedere al volo. Sarebbe, diciamo, una barra della resistenza temporanea del mostro. Quando tu gliela togli, lui si arrabbierà abbastanza. Eccola qua, la barra viola. E sarebbe, vedete quella specie di spruzzo nero che è uscito? Sarebbe lui che ha finito la barra. Quando lui, ecco, adesso si è trasformato anche in fase 2, che sarebbe il potenziamento, ce l'hanno tutti i mostri. Sarebbe un potenziamento aggiuntivo dei mostri. Gli riappaiono tutte le parti rotte, gli riappaiono in versione potenziata, quindi dovete romperle di nuovo. Ma in realtà, sinceramente, non è mai una questione di così tanto tempo questo gioco. Mi consenti? Mio. Ah, mi ha spiegato l'Oniburial che sarebbe la tecnica speciale col nuovo sistema all'interno del gioco, che sarebbe questo. Cosa lo posso fare? L'ha già fatto. Sono diversi tipi di queste, diciamo, esecuzioni. Questa è la seconda barra che dicevo, che c'era due barre, no? Più parti rompiete, più ottenete materiali, ovviamente, perché... Se le rompete tutte, ottenete anche una ricompensa extra. Sai che non si capisce molto con la voce dei personaggi, ma... Chiaramente non me frega. Ah sì, e non so perché, ma i guantoni a quanto pare hanno la capacità di dar fuoco al nemico. Non ho idea di perché, ma manco me frega, sinceramente. Aia! Ah sì, state attenti che se cominciate a purificare una parte e non la finite, quella sparisce. E perdete il materiale, però la parte rimane rotta. Però... Jubei. Già, non lo ricordo. Un altro pezzo. Sì. Si è mangiato una delle guardie. Vabbè.
Dovrebbe, il primo capitolo dovrebbe finire tipo tra un poco, in effetti. Ci cioè, saranno altre due missioni, credo, per finire il primo capitolo.戻ったか、カラクリ使い。行方不明。お手柄だ。おお、生きていたか。部長、愚か者め。他の者。彼女が。残りの連中は手遅れだった。申し訳ない。そうか。本当に貴様はよく生きてる。それが。 Lasciamo perdere, sono momenti in cui se capite l'inglese mi mettete un po' a ridere. Diciamo che questa tizia, la piccoletta, è il professore che... Cioè, riguarda la storia, diciamo, è un po' complicata la storia. Non ve la voglio dire perché, siccome questa è la versione gratuita, non... 褒めて鬼の手の効果もだ鳥ちょ思うブラブラブラブラブラ、ノーミンテレス。 今回あなたの勇気に敬意を。はい。さてと、みそぎ場でも行くか。そういやてめえ行ったことねえんじゃ。No, non voglio fare l'ascia brutta figura di merda, grazie. Poi vabbè, queste icone qua sulla testa dei personaggi sono le missioni, sinceramente. Ovviamente ogni volta che uccidete un nemico potete ottenere delle nuove armi. Per esempio noi abbiamo ucciso un Windshredder che sarebbe quella specie di cane leone, lupo leone, una cosa del genere, che fa elemento di vento, e il Broodclaw che sarebbe lo scorpione di prima che fa elemento di terra. Che in realtà non è vero, ma vabbè. Più che altro sono le armi che fanno quelle. Ovviamente... Se voi guardate qui, vi segna le varie armi, le vari materiali dove le potete ottenere e cose così. Vi fa vedere l'arma come sarebbe fatta e cose così. Io, ad esempio, usavo sempre. Ho sempre usato solo la naginata nel 2 perché nel primo non c'era veramente il personaggio. Perché qui ci sono almeno un personaggio per ogni tipologia di arma, di NPC praticamente, e anche una tipologia per un personaggio per ogni tipologia di Nitama. Però sinceramente non mi è mai più mi tanto. Cioè, la naginata non l'ho usata nel primo, ho usato tanto le doppie lame perché sono fighissime. Se devo dire le armi più difficili da usare sono que è questa, specialmente, perché devi impararti a tutte le combo. Ma anche la spada in realtà non è così facile da usare, perché devi impararti a fare tutte le combo per fare più attacchi possibili. C'è un motivo, perché semplicemente c'ha un'abilità speciale. Bella questa! Oh mio Dio, voglio un botto. Non l'ho detto. E niente, questo era un rapido video di... Giusto per farvi vedere cosa vi aspetterebbe se riuscissi a prendere il gioco alla fine. Non so quanta roba ci sia dentro, fatemi sapere la vostra su questo gioco e basta. Semplice. Beh, fatemi sapere la vostra, ci sono le impressioni, ragazzi, vi ricordo comunque che è la mano, si può cambiare il mondo. Bye bye.